Ciao a tutte e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. È tantissimo tempo che non giro un video, cioè voi l'ultimo che avete visto è il video dei regali, ma in realtà io è tantissimo che non lo giro. Saranno tipo 3 settimane e questa cosa mi mette un'ansia assurda, infatti non riuscirò quasi per niente a guardare l'obiettivo e in più sono stanchissima perché oggi ho cominciato il primo giorno di accademia di make up e dopo tanto tempo mi sono svegliata presto, quindi sto mezza rinco. Però mi sono detta, devo ricominciare a registrare, editare i video, perché altrimenti non rientro nel ritmo, e quindi eccomi qua. Tempo fa avevo fatto una lista di beauty hacks che potevano interessarvi, visto che questa tipologia di video in generale vi piace sempre tantissimo, e quindi eccoci qua. Oggi vi andrò ad elencare questi 10 trucchetti che ho trovato un po' in giro per voi, un po' li ho testati io e spero come gli altri vi siano utili. Poi naturalmente fatemi sapere tutto quanto, datemi dei feedback qua sotto nei commenti, perché sono molto curiosa di sapere se li proverete e poi come vi troverete. Primo trucchetto è quello del colluttorio sui brufoli. Questa è una cosa che non tutti sanno, che magari potrebbe essere utile se vi esce un brufolo improvviso e l'unica cosa che avete portato in vacanza è il colluttorio, così per dire. Perché dentro a, appunto, il colluttorio ci sono delle sostanze che seccano il brufolo e lo vanno a rendere subito di dimensioni più ridotte. E questa cosa è una figata, io non gli davo tipo una lira proprio bucata, invece penso sia uno tra quelli più validi, assurdi allo stesso tempo che esistano. Io fortunatamente non ho questi grandi problemi di brufoli, ma ne avevo uno qui l'altro giorno e ho detto, con l'occasione proviamo questa cosa. Non ho fatto neanche in tempo a metterlo, si può dire, che si è subito seccato il brufolo e ha fatto anche meglio del tree tree, perché il tree tree, che è un olio naturale, secca. Questo col colluttorio in più vi va anche a sgonfiare proprio il brufolino, quindi è una doppia azione, provateci. Poi abbiamo il secondo trucchettino, che è quello del piegaciglia. In commercio esistono dei piegaciglia che si scaldano, cioè proprio sono elettrici, onde evitare di starli a comprare basterà prendere il piegaciglia, quello classico, con il phon lo passate leggermente, tipo 5-10 secondi neanche, lo lasciate un po' stiepidire, naturalmente accertatevi che non sia bollente perché lo stiamo sempre andando a mettere sugli occhi, e poi andate a piegare le ciglia. In questo modo, col calore, logicamente, essendo peli le ciglia, si vanno a modellare e rimangono molto più aperte tutto il giorno. A me capita ad esempio che a volte uso il piegaciglia, metto il mascara e poi si raffloscano perché col peso del mascara e tutto quanto. Però utilizzandolo in questo modo, quindi col calore, si vanno appunto a tenere molto, molto di più. Terzo trucchetto, se avete problemi di capelli elettrici. Questa è una cosa che, come si può notare, ho abbastanza, soprattutto appena lavati. E una cosa che potete utilizzare sono i panni per la polvere. Prendete uno di questi fogli, lo appiccicate nei buchettini, nei dentini del pettine, e poi vi spazzolate i capelli. Vi sarà anche più facile togliere i capelli in eccesso, tutti attorcigliati. Anche questo è strautile e mi ha salvato la vita tante tante volte. Il quarto trucchetto invece è per tutte quelle persone a cui il profumo non dura sulla pelle. Alzate la mano insieme a me se siete una di queste. Io ad esempio ho una pelle che assorbe tutto quello che ci metto sopra, qualsiasi cosa, che sia crema, che sia trucco e che sia profumo appunto. Quindi per tanto tempo ho ricercato dei profumi che non facessero questa cosa, cioè polverizzarsi dopo 3 secondi. Niente, ho trovato questo metodo su internet. E cosa consiglio? Nell'applicare o il burro cacao o la vasellina, il principio è lo stesso, nei punti in cui andiamo a spruzzare il profumo, quindi qui dietro l'orecchia, qua sul collo, e poi ci andate a spruzzare sopra il profumo, quindi prima burro cacao poi profumo, e non potete immaginare quanto funzioni, perché in qualche modo il burro cacao vi va a far assorbire il profumo ancora di più e quindi vi rimane ancora di più. Il quinto trucchetto è per tutte quelle ragazze che giornalmente mi scrivono: Ila, non riesco ad attaccarmi le ciglia finte, come posso fare? Dan dan dan. Perché questo è un po' un punto dolente per tutti fondamentalmente, anch'io che con il make up più o meno me la cavo, le ciglia finte rimangono sempre una delle cose più difficili, soprattutto se sono quelle ciglia belle, no, mostruose, che sicuramente per saperla applicare bene ci vuole tanta pratica, ma qui stiamo ai trucchetti, quindi vi devo dire un modo. E il modo che ho trovato e che ho visto funziona meglio anche per le ragazze meno esperte è quello di prendere una ciglia, tagliarla in 3 parti e li andate ad applicare singolarmente, così poi alla fine
andrà a formare una ciglia intera e vi posso assicurare che come metodo è molto più semplice proprio perché non avete tutta l'intera banda da applicare. Fatemi sapere questo qua perché sono sicura che vi salverà la vita. Il trucchetto numero 6 riguarda le unghie spezzate. Anche qui un altro punto non dolente di più di noi donne, perché a quante di voi è capitato che si spezzi un'unghia proprio quel giorno che avete qualcosa da fare, qualcosa di particolare e non volete andare in giro con tutte lunghe e questa corta, perché poi fateci caso se spezza sempre l'unghia del medio. In commercio esistono dei veri e propri tessuti, diciamo così, alternativi che ricreano la superficie dell'unghia, quindi si comprano, si appiccicano e il gioco è fatto. Però appunto, se ci succede senza avere questo tipo di precauzione, che facciamo? Ho trovato un modo, perché potete ricreare questo tipo di prodotto con la bustina del tè. Quindi se vi si spezza un'unghia, non strappate il pezzo, lasciatelo così come vuole, prendete una bustina del tè, tagliate un pezzettino, quello giusto per coprire la rottura dell'unghia, fate una passata di smalto trasparente, applicate questo pezzo di bustina del tè e poi un'altra passata di smalto trasparente, viene fuori tipo effetto gesso e poi sopra ci mettete lo smalto. Questo è uno dei trucchetti che mi è stato più utile quando ho tolto il gel, perché le unghie erano molto fragili logicamente e non sapevo bene come fare, però volevo avere una lunghezza e quindi mi è stato tanto aiuto. Il settimo trucchetto riguarda sempre le unghie, questa volta come togliere lo smalto in modo semplice. Sapete che in commercio anche qui ci sono quei vasetti già preconfezionati con all'interno una spugna, l'acetone, e fate così e vi si toglie. Però se volete fare una versione più economica fatta in casa, quello che vi serve sono tre cose semplicissime e super economiche: un vasetto vuoto, anche quelli quando finite le marmellate, non lo so, se proprio non volete comprarlo, una spugna di quella per i piatti, dipende, perché a volte ne basta una, a volte ne bastano due, insomma vedetevelo un po' voi, e una bozzetta d'acetone. Quello che dovete fare è semplicissimo ed è molto intuibile: prendete il vasetto, ci mettete le spugne all'interno e poi ci versate tutta la bozzetta d'acetone, la lasciate un po' risucchiare bene il prodotto e poi siete pronti all'utilizzo, ed è una cosa naturalmente molto più rapida e veloce. Ottavo trucchetto invece riguarda le lips, ragazze, quindi questo è per voi che magari vorreste avere delle labbra un po' più grandi, un po' più carnose, però non siete pronte a intervenire magari in maniera chirurgica, in maniera definitiva, e quindi volete vedermi per una serata, non lo so, in modo diverso. Uno dei metodi più usati è quello del contorno fuori dalle labbra, però a volte non è proprio effetto naturale, diciamocelo. E quindi un altro metodo che vi voglio dire e che voi proverete è questo, ed è anche semplicissimo tra l'altro: mettere o della matita bianca o del correttore. Io vi consiglio più la matita perché rimane un po' più corposa col passaggio del rossetto, e la mettete al centro delle labbra, sia sopra sia sotto, e poi andate con il rossetto, con la matita, con il gloss che utilizzate, logicamente non con una tinta perché altrimenti si copre tutto, non ha senso. Però se fate questa cosa vi posso assicurare che per effetto ottico le labbra sembrano più grandi. Se fate questo effetto ci mettete la matita bianca e poi il gloss è la cosa migliore, perché si vede proprio tanto. Nono trucchetto per tutte le sfigate come me che non hanno ciglia, oppure magari volete farvi ricrescere dei peli che vi siete tolte male sulle sopracciglia, o appunto con il piegaciglia fate dei disastri come mi è successo. Esiste un alleato e si chiama olio di ricino. Non fa miracoli, ve lo dico subito, testato da me, però aiuta tantissimo, vi posso assicurare, tra tutte le bagionate che ho sentito in giro, perché purtroppo le ciglia non crescono, cioè se non ce l'avete non ce l'avete, però questo aiuta tanto, le rinforza prima di tutto e poi aiuta a crescere di qualche millimetro, dovete essere proprio fortunate. Si trova in erboristeria, in questi negozi naturali, anche questo appunto è un olio. Io come lo utilizzo? Lo utilizzo o appunto nelle zone dove voglio far ricrescere dei peli, magari qui in alto sulle sopracciglia o appunto proprio sulle ciglia, con uno scovolino, quello per mascara, pulito logicamente. Lo mettete la sera prima di andare a dormire o comunque quando vi struccate, più lo lasciate agire e meglio è, e fatelo sempre. Questo è un consiglio che vi do, ma per qualsiasi cosa, se non siete costanti nella vita non vedrete nessun tipo di risultato. Quindi se vi mettete quest'olio e pensate che il giorno dopo avrete già le ciglia da Kim Kardashian, anche no. Quindi bisogna essere un po' tosti e andare avanti, però vi posso assicurare che funziona.
buona se ci state un po' dietro. Ultimo beauty hacks di questo video, poi se vi piace sicuramente andrò a cercarne altri, è per i capelli voluminosi. Se volete i bei capelli, quelli con super volume, io fortunatamente non ne ho bisogno, però se avete questo tipo di problema, uno dei metodi più facili e soprattutto veloci e anche meno rompi che esistono è quello di asciugare i capelli a testa in giù. Se volete anche una spinta in più, ci mettete qualche prodotto volumizzante, poi li asciugate a testa in giù, e anzi ogni volta che li volete un po' più voluminosi vi mettete a testa in giù, fate un po' così, pam, e avrete dei capelli raw. Certo, se avete capelli ricci non vi consiglio di fare questa cosa. Quindi detto questo, questi erano tutti gli hacks, tutti i trucchetti che ho trovato per questo video. Fatemi sapere qua sotto se vi sono piaciuti, se vi sono sembrati interessanti, se li provereste, e se li avete provati poi appunto ditemi come vi siete trovati. Adesso scappo che ho tantissime cose da fare, devo preparare il beauty per la lezione di domani, insomma poi vi racconterò tutto. Vi mando ancora un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, ciao! Thank you.